Buon pomeriggio amici ascoltatori, siamo qui collegati dallo stadio numero 3 di Novarello. Quest'oggi i nostri ragazzi 2010 affronteranno in amichevole Renate, ostica squadra Renate della Alta Brianza, cittadina di 4.000 abitanti. Un'ottima squadra per i nostri, un ottimo test. Sono finite le fasi di riscaldamento. A breve mister Jaraci darà a disposizione per i 9 che scenderanno in campo in questo primo tempo. Aspettiamo le decisioni. Quest'oggi a Novara un caldo anomalo dopo la bella giornata trascorsa ieri in quel di Domodossola, dove i ragazzi hanno affrontato in campionato e vinto la Juve Domo. Ci saranno Quest'oggi, sicuramente tipo 30 gradi. sì, oggi secondo me sfioreremo i 30 gradi, molto caldo, sole. I ragazzi si sono già bagnati più volte. Sarà un bel test per i nostri. Aspettiamo bella prestazione comunque Sì, anche sì, 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 dopo sì. la partita di ieri che Sì. hanno gestito bene. Ospite d'onore abbiamo l'ex compagno dei nostri, il nostro Riccardo Visconti. Un Grande saluto Ricky. Ricky, un Ciao, saluto. ciao. Il nostro grande Ricky che è venuto a guardare i suoi ex compagni di squadra. Ed ecco che i ragazzi si sono schierati, possiamo già dare un'occhiata ai 9 titolari in questo primo tempo, Iuri. In porta abbiamo Ferrari. Coppia difensiva con Raiola e Gurzi Antonio. Sulla sinistra in fascia abbiamo Vitale. Vitale. In mezzo al campo abbiamo Ghiotto e Zonca, mi pare. A destra abbiamo Giaquinto e punte abbiamo Di Gioia e Luca Lecischi. Questi sono i nostri primi 9 atleti che scenderanno in campo in questo primo tempo. Si lotta in mezzo al campo, si lotta in mezzo al campo. Fallo. Fatto arbitraggio, Antonio. Non c'è Sì, l'arbitro. non c'è l'arbitro quest'oggi. Lancio lungo, ribatte la difesa del Renate. Palla al portiere, 1-2 col difensore. Esce palla al piede del Renate che smistano sulla fascia sinistra. Palla a lungo linea per il numero 8 del Renate. Tenta il numero. Ma fermato da Giaquinta in coadiuzione con Zonca. Giacqui, lotta Daniel Giacqui. Vince il contrasto, palla per Ghiotto, fermato. Si lotta in mezzo al campo. Ah, bella palla recuperata da Digio. E c'è fallo. Fallo per noi. Punizione per il Novara, si occupa della battuta Alessandro Ghiotto. Potrebbe anche, secondo me, tentare il tiro. Non c'è barriera. Un tiro potente, perciò Sì, potrebbe anche non c'è farlo. barriera. Potrebbe anche tirare in porta. Adesso si schiera una barriera a due, ma è molto lontana dalla palla. Si concentra Alessandro Ghiotto, parte la rincorsa, il tiro. Traversa. Bellissimo Traversa. tiro di Sì, Vitale. sì, 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 sì. Prima occasione della partita, traversa di Ghiotto su punizione. Riparte Renate, palla a piede sulla destra, numero 13 che gioca, si appoggia sul numero 5 che si libera di Di Gioia, ancora il numero 13, contrasto, fallo laterale loro. Anzi, è nostro. Vitale alla rimessa. Palla per Ghiotto. Ghiotto, spalle alla porta, difende, cerca spazio, fermato. Riparte Renate. Raiola, Federico Raiola. Attenzione alle ripartenze. Palla interessante per il numero 13. Esce Ferrari che blocca tutto. Azione pericolosissima del Renate. Di Gioia. Di Gioia per Lecischi. Luca Lecischi lavora un buon pallone, lo mette in mezzo. Vitale ha il problema di girarsi. Vitale smista su Ghiotto. Zonca 1-2 con Ghiotto.
fermato, riparte Renate. Zonca, Zonca, ancora Renate, intervento di Ghiotto in scivolata, Zonca ferma tutto, palla in fallo laterale, rimessa per il Renate. Battuta la rimessa, ferma tutto Raiola, Federico, palla in mezzo per Gurzi, anzi Ghiotto, Ghiotto indietro per Ferrari, rilancio lungo di Gioia. Lotta di Gioia con i difensori, Lorenzo Vitale si invola verso la fascia sinistra, ne salta uno, ne salta due, si ferma, torna indietro, ancora Di Gio. E la prendiamo a noi in mezzo al campo. Ah, peccato. Fallo laterale. Gurzi sulla palla. Che lascia Vitale. Vitale. Vitale per Zonca. Interviene Di Gioia. Palla indietro per il portiere del Renate. Che smista sulla sinistra. Si lotta, già quinto, prova ad arrivare sulla palla, guadagna un calcio d'angolo. Si occupa della battuta Carmine, già quinto. Che lascia Vitale, che col suo sinistro cercherà un cross al centro dell'area. Sempre 5 giocatori in mezzo all'area, sbraccia Raiola, vediamo un po', palla interessante, peccato, Gurzi, Gurzi interviene e la gioca su Lecischi, Lecischi in mezzo per Ghiotto, fermato, ancora Ghiotto che si gira per Zonca, Zonca, Zonca spalla la porta, attenzione alle loro ripartenze. Palla ancora lunga per questo numero 13, molto veloce. E Raiola, bravissimo, interviene. Guadagniamo una rimessa al fondo. Gioco fermo, gioco fermo. Ma no, Iuri, mi sembrava un contrasto di gioco normalissimo. Ha protetto la palla Raiola. C'è una differenza anche di altezza, nonché di peso tra i due giocatori. Ah, se l'è preso? Se l'è preso il fallo. Beh, sai, senza arbitro. Comunque, punizione. Attenzione, furbo. Batte subito. E Ferrari però non casca nel tranello e respinge il tiro. Partita combattuta fino adesso. Si lotta su ogni pallone. Cross in mezzo, preda di Ferrari, mette la palla a terra e rinvia sulle punte. Zonca, interviene Zonca che cerca Lecischi. Lecischi fa velo per Giaquinto che la mette in mezzo, palla interessante, la prendono sempre loro. Ghiotto, Ghiotto recupera un ottimo pallone, si invola, interviene in scivolata il difensore Renate che lo ferma in fallo laterale. Fallo laterale, palla per Ghiotto ancora, ha il problema di girarsi, viene fermato. Fallo laterale ancora, fallo laterale per il Renate. Interviene Antonio Gurzi, lotta a Zonca, ancora Zonca in mezzo al campo, si lotta su ogni pallone, lancio lungo di Raiola, Luca con un colpo di tacco cerca Di Gioia, Di Gioia gira il difensore, no, si fa fregare che la appoggia indietro al portiere, Vitale può recuperare un ottimo pallone, Luca Lecischi porta vuota fuori, peccato. Peccato, seconda azione pericolosa dopo la traversa. Bellissima azione. Sì, 0-0. Siamo sempre 0-0.
Andiamo noi, forza! Vincio, avvicinati! Un po' rumore in tribuna. Sì. Si mugugna in tribuna. Ricordiamo che siamo anche noi qui in tribuna, 30 gradi al sole. Si soffre. No, quest'oggi no, è già evaporata anche quella di ieri. Comunque, si riprende con un fallo per i nostri sulla palla Alessandro Ghiotto. Ghiotto, nessuno si fa vedere, viene incontro le Cischi, poi torna indietro, non c'è nessuno, dai ragazzi, fatevi vedere. Palla per Digio, un po' lunga. Preda del portiere. E riparte Renate ancora dal portiere, palla al piede, rischiano anche loro queste giocate, infatti la prendiamo noi, ma poi però ripartono loro con questo numero 13, è molto veloce, Raiola so bel da fare, vediamo, si prenderà ancora il fallo come prima immagino, e così è. Punizione per il Renate. Punizione per Renate, ancora numero 13 col suo sinistro, nessuno in barriera, sì, in effetti Yuri. Vediamo, niente, finta, la gioca indietro, la prendiamo noi, bravo Vitale, bravo, bravo Vitea, dai Lorenzo, bravo. Senza arbitro è così, ragazzi. Comunque Renate sulla fascia sinistra che avanza ancora, ferma tutto Raiola, già quinto in avanti per le Cischi, le Cischi, le Cischi per Di Gioia, Di Gioia un po' di spazio, si fa vedere Vitale in mezzo, Di Gioia fa tutto da solo, c'era forse un fallo? Vediamo un po', ricordiamo che c'è la, non c'è l'arbitro, quindi niente, nessun fallo, si riprende col portiere Renate. Palla in avanti, Federico Raiola interviene su questo pallone, non c'è nessuno vicino, ha problema di girarsi e guadagna una rimessa laterale. Ghiotto palleggia in mezzo al campo, si libera di un avversario molto bene, col destro cerca Vitale, un po' corto, Gurzi in anticipo, la prende lui, Ghiotto, potrebbe tirare Ghiotto, eccolo il tiro, ribattuto. Attenzione a queste ripartenze, fallo laterale. Vitale per Di Gioia che fa sponda per Zonca per Ghiotto, escono bene i nostri, c'è libero Giaquinto sulla destra, visto e servito, Giaquinto la mette giù, punta all'uomo, serve le Cischi, ancora le Cischi, Zonca, Ghiotto col suo sinistro, ribattuto, calcio d'angolo. Angolo! Calcio d'angolo, nessuno vuole battere calcio d'angolo, arriva adesso il pallone Lorenzo Vitale sul pallone a battere questo calcio d'angolo col suo sinistro, a rientrare sempre in 5 in aria, già quinto sul secondo, in mezzo Raiola e Ghiotto, palla lunga, riparte Renate. Ci sono già i primi cambi, entra Jordan Baroni ed entra Ferro, mi sembra Yuri, giusto?
entra Ferrò al posto di Di Gioia. Ghiotto, Zonca, non si intende con le Cischi, ferma tutto il difensore Renato, le Renate, Gurzi palla lunga, ancora Zonca, c'è già Quinto sulla fascia libero, servito, palla ancora per Ghiotto, si sgancia Ghiotto dall'avversario, bella palla, imbucata per Ferrò, ancora Ghiotto, ribattuto. Attenzione, qui è la ripartenza di Renate, molto veloce il numero 13, Gurzi gli sta dietro, arriva prima sulla palla il numero 13 Renate, punta Gurzi, 1-2 con un suo compagno, comunque l'azione è stata già ritardata e ripartiamo adesso noi. Palla lunga per Ferrò. Palla portiere. Antonio Gurzi alla respinta, Zonca cerca di arrivare su questa palla, la tocca per le Cischi, di tacco fa proseguire per Ferrò che viene fermato in fallo laterale. Comunque partita combattuta, come dalle attese. Si lotta su ogni pallone. Ghiotto, Zonca, al tiro Zonca, para il portiere Renate. Terzo tiro in porta dei nostri, ancora risultato fermo sullo 0-0. C'è molto agonismo in campo, anche sugli spalti direi. Ghiotto mette giù una bella palla che la cede a Ferrò. Ferrò per Baroni, 1-2 con Ghiotto, ancora Baroni Jordan, ancora per Ghiotto, palla un po' corta. Ferrò arriva su questa palla. Sì, avvocato. Riparte a Renate. Fermati comunque da Gurzi. Zonca di testa, mette giù questo pallone. Lo cede alle Cischi che fa proseguire Ferrò. 1-2 con le Cischi, vediamo. Arriva prima portiere. Era una buona azione. Fallo laterale. Giornata incandescente. Eh sì, siamo al 18esimo. 2 minuti allo scadere di questo combattutissimo primo tempo. Ghiotto al tiro improvviso, respinge il portiere. Dobbiamo essere pronti anche. Baroni, fermato. Attenzione alle loro ripartenze, sono velocissimi. E guadagniamo noi una rimessa laterale. Ferrò, rimessa per loro. Renate alla rimessa laterale, nessuno si fa vedere, tutti marcati, palla lunga, interviene Gurzi, ancora il numero 9 del Renate, viene fermato. Grande affluenza di pubblico quest'oggi al campo numero 3 di Novarello. Tribuna piena. Fallo laterale. La partita che stancamente si sta portando verso la fine di questo combattutissimo primo tempo, Yuri. Esatto. Ho sentito anche un po' lamentare dal pubblico. Sì, ci sta. C'è molta rivalità tra le due squadre. Direi comunque dobbiamo vivere una partita amichevole. Sì, partita amichevole, non c'è neanche l'arbitro, quindi. Ma i ragazzi stanno comportando bene, devo dire. Anzi, più loro che i genitori in tribuna, devo dire.
ripartiamo ancora noi. Ghiotto. Ghiotto. Fallo laterale. In due su questa palla. Riparte Alessandro Ghiotto. Poi Jordan Baroni. Baroni, Baroni. Federico Raiola lì indietro per Ferrari. Ferrari la rigioca su Raiola. Raiola lancia sulla sua destra. Palla lunga. Rimessa per loro. Comunque indicazione del mister che non dobbiamo fare la guerra ma dobbiamo giocare. Certo, certo Yuri. Non dobbiamo stare al loro livello noi. Troppo sano. Ventesimo mai scoccato. Vediamo un po' quando finisce questo primo tempo. Riparte Renate. Siamo un po' scoperti a destra. Ecco qui la palla che arriva. Ritorna però Baroni sul numero 9 che si invola in fascia. Baroni la mette in calcio d'angolo. No, rimessa. Guadagna anche la rimessa dal fondo. Bene così. Finito il primo tempo. Finito adesso il primo tempo. Zertita con poche occasioni da gol. Una traversa di Ghiotto in apertura. Due o tre tiri da lontano da parte dei nostri. Loro si sono visti solamente su un paio di contropiedi. Ben fermati dai nostri difensori. Ci sentiamo a dopo per il secondo tempo.